Bella a tutti ragazzi e bentornati su Velena con Razzberg Derders 2. Boh. Vi piace come intro? Razzberg Bird, poi silenzio totale. Considerate che questo gioco metterà a dura prova la mia capacità di dire stronzate durante i caricamenti. Perché sono fortunatamente molto brevi. E quindi la metterò a dura prova perché sarà tosta in così poco tempo riuscire a dire tutto quello che c'è da dire. Ma comunque, abbiamo giocato poco, abbiamo visto questa banda che sembra un po' atipica, il capo sembra atipico. Forse c'è stato anche un confronto tra la bandita, cioè quella di Lady Skull, con il modo in cui hanno trattato la ragazza, Sammy, credo. Che lo delisco, le hanno ucciso il marito e probabilmente l'avrebbero stuprata a ripetizione. Non posso dirlo, comunque l'avrebbero. Sì, vabbè, posso dirlo nel contesto, poi alla fine qua al momento non c'è un cazzo di nessuno, spa nessuno segnalerà la cosa, ma avrebbero abusato di lei. Sicuramente, mentre invece Dutch, tra l'altro la salva, la porta al sicuro nella sua banda, no? Sembra comunque un uomo di cultura, di come Arthur, grazie agli sguardi, creda ciecamente. In Dutch. E poi c'è anche stato mostrato il personaggio di Michael, che sembra comportarsi più come Nutriscoll, forse. Sembra, tra l'altro, pensare molto a se stesso, a dare poco peso agli altri. Sì, non ho neanche letto, ma va bene, probabilmente salvataggio rapido e sbirbirsi vari. Allora, c'è un diario, credo. Come si apre il diario? No, questa è la visuale. Bisaccia. Viste donne, diario si fa così. Wow, stupendo. Incredibile. Leggi, non si può, questo è Blackwater. Coulter, sono settimane. Coulter è il luogo in cui siamo adesso. Sono settimane che scappiamo, è peggio del solito. Il colpo a Blackwater, l'arpino al battello, è stato un disastro. Il colpo a Blackwater, la rapina al battello, è stato un disastro. Jenny è stata uccisa, povera ragazza. Sean e Mac sono stati arrestati o uccisi, nessuno lo sa. Dutch ha sparato a una ragazza, non so se volontariamente o meno. Ma sembra che sia stata una trappola. Noi sappiamo, grazie a un dialogo mentre soccorrevamo John Masto, che era stato volontariamente in realtà che ha sparato la ragazza. E che questo era insolito per Dutch. Ma sembra che sia stata una trappola. Siamo dovuti fuggire verso le colline in fretta e furia, abbandonando il denaro e quasi tutte le nostre cose. Coulter. Non è la primavera che speravo. Io e Ozzy stavamo organizzando una, che è il vecchio, una rapina a Blackwater, solo io e lui, ma ormai credo che il progetto possa considerarsi abbandonato, come quasi tutte le mie cose. Sono molto preoccupato per il futuro. Che faremo quando ce ne andremo di qui? E che succede se ci scopre la legge? Ho trovato una ragazza. O meglio una donna. Suo marito è stato ammazzato da alcuni uomini di Colm O'Driscoll. Brutta faccenda. Ed è il riassunto di quello che è successo ieri. Come ci si abbassava? Non mi ricordo i tasti, non mi. Non posso fare tutto però. Perché sennò al campo. Starve to death up here, Mr. Morgan.
Tieni premuto L2 quando sei vicino al compagno per agganciarlo e usa le opzioni disponibili per interagirci. What is it, È Arthur? We're sta okay. calma? We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10-12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. Te che doppia questo When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get C'è di altro doppiato. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You need something out there. Guardate, la cosa bella dei giochi Rockstar è come approfittano. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Per raccontare la storia, una cosa che fanno tutti i videogiochi, ma Red Dead Redemption lo fanno anche i giochi Rockstar in generale, forse. Yeah, you take this. I can't use it and you'll have to. Come riescono a mischiare i tutorial con la storia? E a darti informazioni comunque sono sulle condizioni dei personaggi. Never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Stay with me, please. Yeah, I was saying so. Oh, yeah. Ride north of Blackwater. Getting stuck in the storm. Bringing John back in. You got a lot put on me. I wish I could have done more. Dico come si possa vedere che i dialoghi cambiano di volume. Non solo di volume, ma sono proprio diversi a seconda della distanza che si ha. Hanno proprio registrato più dialoghi. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito di questo gioco. Pensate quanto comunque hanno speso sia in denaro che in tempo. Come on, we gotta stick together. What were you saying before? I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Quindi vabbè, il colpo al batter è andato male, è successo qualcosa di storto. Abbiamo comunque letto. Non vorrei dire altro. Credo sia superfluo. See some of the ground uncovered here. Down this way.
winds died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Shh. Voglio un po' vedere il gioco come si comporta. Sì, vorrei salire. Has deer been here recently? How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Hmm. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Non posso chiamarlo il cavallo. Cavallo! Ma non si poteva. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Come on. Don't use your gun. You'll scare them all off. Scusa, posso salire? Ah, mo mi posso spiegare però, guardate. Io la prima volta che giocavo a questo gioco rimasi a guardare la neve, guardate che figa la neve di questo gioco. Purtroppo rosico perché uscirà ormai. La PlayStation 5 è cosa fatta, io non ho soldi. E rosica, pensa come sarà la neve su PlayStation 5. Guarda che figa sta neve, sono rimasto tipo non so quanto a guardarla. Stop here a second. I see something. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Keep down. Move quietly and slowly. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Puoi usare l'occhio d'aquila per iniziare tracce di animali e altri indizi. Ok. Limitato, cioè. Non vedo un cazzo, eh. Ah, ecco, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Sì, fammi giocare. Oh. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Che cazzo? Ma non. Vabbè.
È andata comunque a segno, ma non volevo fare così. Shilly chiama per attirare l'attenzione di un animale contro cui stai puntando un'arma. Prima di scappare, alza la testa e... Ok, raccogli una tomata, esattamente. Ma non c'è uno zoom? Studio gli animali per scoprire. Studio gli animali per scoprire. Ma devo chiamarlo adesso? Ma perché non tira? Perché non tira? Oh no. Non so capire come cazzo funziona. No, che sono abituato che l'arco tipo lo stretch, invece è immediato. Ma non si vede un cazzo! Forse avrei dovuto avvicinarmi di più. Sto giocando veramente a schifo. Io. Però da cazzo l'ho fatto a na. Ma non vedo niente, cioè non... Guardate, ma fai schifo, non no. Sarà che sono abituato ad Apex ormai. Ah, ma mira in automatico poi tra l'altro. No, che non sono neanche più abituato al modo di mirare. Vedi, mira in automatico. Cioè, mira in... dovrebbe stimolare in automatico, ma... Ma perché? Perché? Ma perché è stupido? Come on. You're making yourself too obvious. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Sti cazzi. Madonna, ma che è? Madonna, sta a fare il tutorial, eh? Sta a fa schifo pure al tutorial. Da cazzo sta sto merda di cervo. Ma poi non me va. Ma lo mira in automatico o no? Cioè perché lo mira in automatico storto? Oh, è morto, su.
Allora, dovrei farla di roleplay, ma in realtà per l'intrattenimento la sto facendo un po' stronzo. In realtà forse è anche meglio, così magari potremmo farlo che cambia durante l'avventura. Guarda dove cazzo sono arrivato. Ah no, no, non ho capito un cazzo di come si usa l'arco. Eppure se gioco l'ho già giocato, Madonna. Com'era la bisaccia? Prego, cavallo, te prego. Ah, oh. Che devo fare? Scusate, devo abituare ai comandi. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Watch out! Careful. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us off for nice a few work, days. Okay. You found him. Hoped you'd use the bow, but you're a good shot. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Easy. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now, too. But not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. Not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Ci stiamo accennando. What's wrong, Arthur? You must be real hungry. Ci stiamo accennando due cose. Uno, siamo riusciti a capire tramite il dialogo che spring storms like this are the worst for animals that sleep il tipo, lui è da poco che sta con la banda. E di come vabbè, semplicemente ci siano. C'è un passato tra la banda degli O'Driscoll e. E quella di Dutch.
la mira è strana, raga. Cioè non lo sto più a capire, era semplicissima, ma perché non lo sto a capire? Hey, Arthur, you awake back there? Yeah, just thank you. Che figa! Che figo il checkpoint. Veramente da roleplay, no? Che come se tu fossi magari sopra pensiero quando sei morto. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. Oh, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. Qui è il gioco. How long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. Appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. Vedi come cambia la voce. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Huck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Qui stavo dicendo il gioco in realtà si spiega benissimo tramite i dialoghi dei personaggi la situazione sia della banda e di come Dutch sia una banda che ha sia i criminali ma anche gente normale e faccia un po' anche da come se fossero una banda di girovaghi, una comunità girovaga forse in cui ci sono membri armati e membri che fanno altro. Però è una banda che comunque accoglie in qualche modo a modo suo chi ne ha bisogno. Altre cose interessanti che io ho trovato fighe come il personaggio qui di un indiano, anche se non mi ricordo il nome. Ci dice molto di lui su come... E su come si considerano l'un l'altro, non di come considera Arthur, no? Perché ha detto che potrebbe farcela da solo, no? Uno come lui. Comunque è bravo a cacciare, sa sparare, sa cavarsela. Ma decide di restare comunque nella comunità perché è diversa. Diciamo che Arthur rimane colpito del fatto che abbia scelto di rimanere, no? Ci fa capire anche questo, oltre a farci capire naturalmente quello che ci ha detto sulla banda di Dutch e di cosa ne pensa Sean, no? Ci dà comunque molto anche del suo personaggio. Scusate se mi dilungo all'inizio, ma all'inizio comunque sarà così, all'inizio del gioco. Poi non so, ditemi voi chi rivedrà il video su Twitch o su YouTube. Come va per ora con la narrativa? Di cosa dire ce ne sarebbero tante, ma boh. Come on, get these over to Pearson.
And, thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. There's a lifetime of practice to master. Well, well, well! What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Go on, Arthur. Come on, get that knife working. Qui altre meccaniche di gameplay che poi saranno automatiche. Con ogni filmato è buono, con dei buoni dialoghi per descrivere i personaggi, eccetera, eccetera. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Ha sbloccato le sfide da maestro della caccia con sul suo registro per avere maggiori informazioni. C'è una BD Bill che sa indicare una missione per Bill. Stay alert there, Javier. Hello, Arthur. How are you feeling? Oh, you know, freezing to death. Gonna be all right. Okay, Arthur. Guarda quante comunque linee di dialogo ci sono. Noi ora credo che lo stiamo osservando, fissando tecnicamente. Con quanti personaggi si può parlare? How's that stew coming along? It's gonna be a good one. Well, hurry up with it, please. Okay, well, try to stay warm. Okay, well, I've got work to do. Qui ci sono dei sassi volanti tipici delle montagne statunitensi. When you get a chance, send someone down the track back to that farmhouse. Okay. Why? That poor woman's husband needs burying. Of course. And is it safe down there? Oh, just send someone sensible. Understood. Molto sensibile più che sveglio. Right. Quindi di capire come anche sia una banda variegata e di come comunque Dacia si conferma essere comunque dimostrare dell'empatia, un certo tatto. The body's in a wagon out front of the house. I'll send someone. Thanks, Jose.
Thanks, Ozzy. Well, just hang in there. Okay, Arthur. Okay, Arthur. Finiti i dialoghi, ma molte linee di dialogo. Però beh, ci sono. You okay in here, Molly? It might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Postizzita. Well, try to stay strong. Just gonna try and stay warm. Non mi posso muovere? Non mi posso avvicinare di più, ragazzi. Non ci si può avvicinare. Vedi così a Molly Bolly. Che è la ragazza del boss. Good call, Dutch. It's the least we can do for the poor woman. I say Mikey should do it, but that ain't a good idea. Anyway, try not to worry. All right then. Comunque in questa parte le linee di dialogo non sono neanche troppe. Because I thought you liked action. A couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Come vedete, è molto amato, Michael. Funny, huh? E Michael dimostra anche forse una mancanza di rispetto e empatia, no? Stop it! Now! Un po' folle. Fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business. Allora, quindi Dutch qui sta violando, diciamo, una delle sue regole, no? Si sta vendicando. Di solito Dutch è una persona che non si vendica. Long ago, they were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Ok, Mr. però non è per vendetta. Mr. Smith, Mr. Pearson. Ma c'è di mezzo il colpo a un treno, quindi vuole sfruttare la cosa e buttargliela nel culo agli Driscoll, diciamo, no? Ok. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Ok, let's go find these bastards before they find us and rob this store they're planning. Quindi tecnicamente non è vendetta, ma vuole soffiarle il colpo. Che sia gli Driscoll tanto meglio. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Di recente non ti vanno a genio le mie idee. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him
needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Quindi di recente Dutch ha preso una piega che con la quale Arthur non è d'accordo. Arthur è un po' stranito dal comportamento recente di Dutch. C'è questa faida tra gli Driscoll. E forse il comportamento recente si riferisce anche a quello che è successo al battello, no? Capiamo anche che Arthur è molto fedele. Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Quindi di recente, come dicevo, Dutch. È strano, ah, ok, non riesco a uscire mai a... Qui possiamo muovere la visuale. A casa di poco. Molto guidato. Ci ha guardato attorno, ha chiamato il tipo. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Quindi questo dimostra anche comunque c'è comunque un sentimento di ripicca e vendetta, no? You boys be ready to pick them off from up there. Credo sia palese. Comunque quello che ho detto comunque è da tenere in mente, perché il gioco l'ho già giocato. Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Sì, però questo qui comunque lo istigherà, Colm, no? Cioè, tu dici che vuoi risorse e dici che Colm può aspettare, però gli sta rubando le scorte. Quindi, se no, tra l'altro, se non lo ammazzi adesso, che magari ne potresti avere l'occasione, quello si vendica.
Dovrei andare più veloce, cioè nel senso madonna. L'inizio di Red Dead Redemption 2 è molto molto guidato, eh. It's steep here. Careful. Cioè non posso manco correre. Voglio correre, Red Dead. Posso correre, non posso correre. Non sto neanche dialogando. Molto guidato anche perché sono una sorta di molte volte le missioni della storia approfittano anche, no, di questi momenti proprio per spammarti dei dialoghi, darti dei dialoghi, informazioni ben fatti, e quindi molte informazioni sia sulle situazioni che sul personaggio, no? Un dialogo è sempre un modo per, o comunque può essere un modo per analizzare, che ci dice molto di chi lo dice, diciamo. Ci racconta i punti di vista di chi dice una cosa e altro. Oltre che la trama. Follow me. Let's head for that building in front. Stay low. Come on, follow me. Quello non è un nemico. Che fesso che sono. Get in cover, Arthur. What the hell are you doing? God damn it! All right, boys. Kill me, son of a bitch. Devo riabituarmi ai comandi, a come si spara. E questa missione va benissimo. Non vedo i comandi, non vedo già le istruzioni, cioè. Yeah. I think that's all of them. Search the bodies. Strip everything we can from them. Non posso posso mettermi il cappello suo, no. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Paul doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun, ride a horse, and kill without thought, you're in. Ok, altre informazioni sugli Odriscoll? No, nel senso. La differenza tra Dutch e Colm, no? Lì come Colm accetta tutti, chiunque, basta che sai sparare e cavalcare e sei dei suoi. Mentre invece in Dutch, cioè,
C'è un rapporto diverso con i suoi uomini, no? Il Dutch dice come probabilmente Colma. Ma il Dutch probabilmente non sa nemmeno metà del nome dei uomini. E a sottolineare comunque la differenza tra le due bande. Madonna quanto è lento però. Qui naturalmente noi spippoleremo chiunque. Spippolerei chiunque in una partita, diciamo, normale. Forse in live mi terrò tranquillo. Almeno per questa prima parte che è molto guidata. Ancora non è questo gioco è molto libero. Ma ovviamente non ora. Vorrei anche aspettare che ci sia qualcuno. Una cosa figa che dovrei dire di questo gioco, che te lo sto dicendo, sono proprio le caratteristiche, no? Che già ho accennato la volta scorsa, ma qui vediamo un po' più approfonditamente, nel senso, diciamo che vediamole un po' come ce le spiega il gioco, pian piano che ce le spiega il gioco. In generale peso, vedete, Red Dead Redemption lo trovo, ciao Superchuk, noi abbiamo giocato assieme ad Apex, scusami se non mi ricordo. Bene bene. Sto giocando a Red Dead Redemption 2, sto analizzandolo e in realtà vorrei fare anche un po' di il coglione. Però non è ancora il momento di fare veramente il coglione. Cioè, in realtà vorrei, visto che qui c'è molta storia al momento, potrei fare l'imbecille, ma diciamo che vorrei prendere anche la parte del gioco di storia in maniera seria. E niente, stavo un attimo spiegando un po' il gioco, non so se l'ha giocato Red Dead Redemption 2. Che probabilmente le due caratteristiche qui base da aumentare a Red Dead Redemption sono resistenza e salute, che aumentano
In base in realtà a quanto si usa la caratteristica, cioè in base a quanto si corre e si sfrutta la resistenza del persona. Continua a esplorare per trovare tutti i talismani, le amuleti e gli oggetti speciali. I vantaggi migliorano le tue statistiche e hanno altri effetti. Quindi ci sono anche degli oggetti, si capisce, che influenzano la resistenza. Non mi è piaciuto, ma l'ho giocato. Ah, non ti è piaciuto? Come mai? Ti chiedo anche se hai giocato il primo a sto punto. Qui c'è anche il peso, la temperatura. L'effetto combinato di clima e capi d'abbigliamento indossati può arrivare a farti sentire troppo caldo o troppo freddo. Quando è troppo caldo o troppo freddo, il tuo nucleo della salute si svuota più rapidamente. Quindi aggiungono un minimo di elemento survival Tamagotchi per lasciarti immedesimare naturalmente nel personaggio e nel gioco. Queste cose le trovo molto fighe. Trovo anche molto figo il modo in cui è fatto, che non è molto pesante, non è molto complicato avere freddo o caldo. Non fa molti danni, ma il malus c'è. Si ha anche bisogno di man... Di man boh, dopo un po' mi annoia, ma ho giocato anche uno, ma quello... Ma anche quello non mi è piaciuto. Aia, a me sono strapiaciuti tutti e due. In realtà il primo, a livello di storia e tematiche, quello che esce fuori, lo trovo molto meglio del... No, in realtà non molto meglio, diciamo che l'uno mi piace di più. La storia è quello che tira fuori. Diciamo che la bellezza di questo gioco è nel lasciarti immedesimare in un mondo. Quindi se non ti piace di immedesimarti in quel mondo, capisco che è in una storia. Se non ti piace di immedesimarti in quel mondo e in quella storia potrebbe essere anche un po' pesante. Time to mess around. Devo fare che vuole. Work, boys. Let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick! Find those detonators, explosives, in your can. Let's go! Vabbè, qui semplicemente dobbiamo trovare gli esplosivi per il colpo, che contenevano qui gli Odriscoll, non mi sto più di tanto dilungare. Per esempio, probabilmente ti dà fastidio anche, che ne so, il fatto che ci siano tutte queste animazioni quando raccogli gli oggetti, perché tolgono magari velocità al gioco. Però offrono molta immedesimazione, no? Beh, uno dei giochi single player migliori di me è Detroit Become Human, l'ho adorato e te lo consiglio. Sì, molto figo. Non so se ho giocato... Se ho giocato quello che stai dicendo tu. Ah no, Detroit Become Human, sì, ho capito quello che lo... No, io avevo capito un altro. Detroit Become Human, sì, ho visto dei gameplay. Però, boh, nel senso, per quanto riguarda il roleplay, l'ho trovato, da quello che ho visto, un po' limitato. Cioè, però in realtà l'ho solo visto, quindi diciamo che mi è stata un po' preclusa la possibilità di esplorare il gioco e le scelte. Immagino che osservare un gioco come quello... è l'ideale per la storia in sé per sé generale. Ma se non lo giochi perdi proprio la volontà di vedere come vanno le cose. Che in realtà ho avuto guardando vari gameplay, però lo devi giocare un gioco una certa. Cioè penso che il bello sia soprattutto in quello. Però non l'ho trovata. Diciamo che l'ho trovato, ora che mi ricordo, un po' una via di mezzo. Come dire, non va non troppo, né troppo in profondità tra i concetti e i personaggi, sai, mi sembrano tutti un po' superficialotti, anche i temi trattati un po' superficialotti, a parte forse quello del cyborg, che c'è il cyborg, diciamo il robot, quello poliziotto, che in effetti mi sembra il più interessante, come personaggio, come sviluppato, diciamo.
Però poi, da quello che mi ricordo, fa perdere, non va molto in profondità, soprattutto il protagonista, della rivoluzione mi è un po' calato, è quello con la bombina. Carini, ma... Ci sono varie opzioni, figo, ma non sono tantissime e non sono molto... È comunque figo, però non so. Non so se mi hai capito. Io comunque dovrei badare al gioco, al momento. Dovrei trovare la dinamite. Ok. C'è un attimo scritto Here. sopra dinamite. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Bill, tra l'altro, altro personaggio di Red Dead Come on. Redemption 1. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Idiot. Not a man down. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Comunque si capisce, come in effetti, Dutch facesse il duro, diciamo, o comunque il duro, rincuorasse gli altri della banda, ma che in realtà, come ha detto Arthur, ha bisogno di Arthur in questo momento perché, come si vede adesso, lui in realtà in qualche modo ci tiene ai suoi uomini, anche da un punto di vista, non lo so, di completezza della banda. È come se l'avere la banda intera e perdere la banda significa come perdere parte di lui, no? Especially when we rob this Come se la train, banda più too. perde pezzi, più perde pezzi Yeah, I Dutch. guess we'll see about that. Oh, indeed we will. Cioè, dal dialogo che ne è scaturito, You sembra know, molto questo. he'll come Anche after perché us. comunque l'ho già giocato una Oh, of volta, quindi... course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Anzi, in realtà una Even volta though questi we filmati always l'ho know where visti they are anche before they know più where di we due o are. tre volte, We credo. allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. Qui sta That parlando di won't happen Blackwater. again. E sta dicendo di come si sono rilassati troppo. Quindi si sta rincuorando perché si stanno riprendendo. Anche perché hanno fatto molto bene. Quindi si è rincuorato di come sono ancora belli in forza. Scusa, mo ti leggo. Io su PS2 avevo un gioco chiamato... Ah, l'ho finito anche io. L'ho fatto anche io. Sì. No, aspetta, mi sono confuso. Io mi ricordo che c'era un gioco per PlayStation 2, però non mi ricordo se tu eri un indiano, eri comunque un pistolero, e non so se pure quello è della Rockstar, vabbè comunque, eri divertentissimo, eri un indiano e dovevi andare a caccia per il cibo, intanto c'erano dei boss da sconfiggere, il miglior gioco single player mai giocato. Quanti anni avevi però su PlayStation 2, perché devi anche considerare la magia dell'essere bambini. Cioè, pure io mi ricordo Skyrim come un bellissimo gioco, anche forse Oblivion. Ci ho passato tipo le ore a farmi tor i torrioni Oblivion, però forse rigiocarci. Anche perché credo sia un gioco che è invecchiato parecchio male. 9-10, beh. Quindi capisci la magia dell'infanzia. Comunque è fighissimo per essere del PlayStation 2 che già c'erano elementi survival mischiati. Comunque, forse non era così comune in quel periodo un gioco simile. Wasn't he at the camp with Colm?
Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Il singolo di Driscoll è Perennial Alizer. L'inizio è molto scripted. Posso anche provocarlo. Continua a tenere premuto L2 e smonta da cavallo, ok. Premi rotondo quando cerchio, quando sei vicino al Discord per legarlo. Ma posso anche non legarlo io. Ma io non voglio legarlo. Voglio torturarlo. Allora, dicevi, mi dispiace, ma mi chiama mia mamma, ci si vede domani, ok? Ok. Se ti chiama la mamma, ti chiama la mamma. Ciao, Superchuk. Che come ti chiami? Te l'ha fatto tipo ciao Domino, vieni! Così ti ha fatto. Bella comunque. Non ti cadi la tortura a questo pover'uomo. Potremmo dire anche i limiti del gioco. È ancora vivo, eh. Siamo. Il gioco è bello perché puoi torturare con il lazzo. Non mi stancherò mai di guardare questo gioco. In questo, guarda quanto è realistico. La cosa bella è che voi non sentite la vibrazione del controller. Dove devo andare? Ci vuole un bel bagnetto, io credo. Allora, sono troppo cattivo. Trovo veramente gioia. Oh! Sdong! Bel bagnettino! Poi dice, però non si lamenta, bisogna dire che non si lamenta del suo destino. Potrei usarlo per pescare, tipo la pesca. Oh 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 oh. Oppela, oh. Oh oh, mi sa che sta morendo, sta morendo. Oh oh. È libero. Don't hurt me. Comunque ricordate che l'acqua è gelata. Ma rimane lì fermo. Ho buggato il gioco. Ho buggato il gioco, non posso lanciare. Ah no, lo posso pescare, ah ecco. Vabbè dai, basta. Ho detto basta. Ah, ma quando sto a cavallo posso anche... Ah, ok, quando sto a cavallo posso anche non tenerlo premuto. Continuare a tenere premuto alle due. E se scendo? Sto scendo, sì. Per le gambe! Per le gambe! Dovrebbero
ma non, per, non più per le gambe. E come faccio a cambiare tra gambe o no? Volevo solo farlo cadere. Frughiamo. Non è la con stemma. Ah, interessante. No, no, tu non Driscoll, ti porto a casa. Duck. I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna lie. Why? What are you gonna do? Something you ain't gonna lie. Che voce che gli hanno dato a questo. Guarda che ha preso una testata. Ha preso una testata, ha quittato con la frase, si rialza, ah, Zara, va! Si è preso come niente. Consegna speciale! Tipo, ma così a fuoco no? Posso, perché non posso provocarlo? No, è troppo bassa l'acqua. Guardate che figo. Che lui se rimanesse fermo, se non si dimenasse, affogherebbe. Però fa di tutto per tenere la, la testa fuori. No! Come è morto? Ma come? Yep, yep, oh, yep. Come on. Come on, boy. Leave him to me. Yeah. Ma che bello lento. Yep, 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 oh, come on. Not so fast, sir. Yep. Dite che muore. No, no, corri, corri, corri. Le torture. Questo video dovrebbe arrivo a bannarlo. Oh, oh, yep, yep. Oh, in piedi, oh.
Scusa, forse è un po' esagerato, non volevo. Non possiamo essere cattivi. No. Guarda quanti dialoghi c'ha. Mister, please. Just take it easy, mister. I surrender. Vorrei mandare a raccogliere il tuo cappello. Pesce, prendi! Come? Oh, ma è fighissimo pescare così! Perché non l'ho mai fatto prima? Sto morendo dal freddo, probabilmente. No! I won't be no trouble. No, perché? Don't hurt me. Ma è morto? Morto sì o no? È vivo. Ok, è vivo. I surrender. Iniziamo bene, calma. Allora preparati perché sarà troppo così. Sto drill O'Driscoll schifoso, vieni con me. Schifoso O'Driscoll. Ho fatto un po' di cose brutte. Ma sta picchiando. Non sapevo se... Ma chi sta picchiando? Il cavallo o il tipo? Non sapevo potessi dargli scappellotti a questo. Oh, mi sguarda il cazzo. Ma bastardo. Ma volevi scappare. Volevi scappare.
una cosa nuova che posso fare a questo gioco. Volevi scappare, volevi lasciare, basta, ehi, basta, ehi, basta, ehi, a basta, ehi, basta, ehi. Ok. Vedi come lui sta cercando di tenere l'acqua, la testa fuori dall'acqua. Diciamo che da Driscoll questo povero Kieran non verrà trattato benissimo. Anzi. Ma come sta picchiando il cavallo? Vedi, schifoso! Schifoso, che schifo, raga. No, guarda. No. No, carezza. No. No, care, poverino. Carezza. Carezza, non gli va. Ecco, carezza. A carezza. Oh, vabbè, a carezza. Donna. La Kieran, sì. Ma che so, non capisco se è Kieran o il cavallo. Io voglio che sia Kieran. In questo caso è Kieran, dai. Kieran mi fa piacere, raga. Proprio Punchball. Tutte e due sta col... Del pugno così forte che... Donna. No, però dopo aver fatto morire il cavalluccio piccioluccio... No, non posso usare niente per il cavallo. No, posso ucciderlo così il cavallo? Voglio porre fine alla sua sofferenza. Però in realtà vediamo come in realtà da scrittura Arthur non sia così bastardo, no? In realtà, ripeto, il gioco è scritto talmente bene e in realtà l'inizio è molto meno libero anche dal punto di vista dell'interpretazione. Ma secondo me si può vedere come alcuni dialoghi possono essere presi leggermente in maniera diversa a seconda di come il giocatore si comporta in partita. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Don't hurt me, please. No, don't worry. They're real nice. Found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas as need shooting? Save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it!
an O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Alcuni giorni dopo. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. He'd see me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Questo qui è l'inizio del meme. We need money. I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. In realtà vorrei concludere qui. L'avrà salvato. Prima di concludere, vorrei dire di come Dutch si sia abbastanza ringalluzzito, di come Osig, il suo braccio destro, in realtà sembra un po' come il lume della ragione, e diciamo che i bracci destri di Dutch sembrano essere Arthur e Osig, che sono quelli che stanno con lui da più tempo. E Osì è vecchio, ma sembra essere un po' il lume della ragione, e gli dice a Dutch cosa stiamo facendo, dobbiamo mantenerci bassi. E Dutch dice, beh, abbiamo bisogno di soldi, però il modo in cui sta recuperando i soldi, considerate che fino a poco tempo fa, nel senso, era in pena per i suoi uomini, bla bla bla, adesso è tutto ringalluzzito, tutto di un botto. È come se in realtà fosse ringalluzzito dall'azione, dall'avventura, dal poter anche di nuovo fare qualcosa di emozionante, no? Di prendere i soldi alle vite su Scorwall, che come ci ha spiegato è un magnate, e in più fregare questo colpo a O'Driscoll. In realtà sembra essere fomentato da questa cosa, no? Da poter fare questo colpo specifico, non solo dall'avere i soldi. No, è molto un'avventura. Vabbè, la finisco qui. Bella, ragazzi.